dopo, e rischierebbe quindi di abbassare il servizio ai cittadini invece di continuare con questa eccellenza. Quindi mi ritengo sostanzialmente soddisfatto e spero che queste cose che sono state dette vengano anche pubblicizzate in maniera opportuna e vengano trasmesse a tutte le pubbliche amministrazioni locali, perché come nel comune di Rivoli molti in questi giorni altri comuni mi hanno contattato verificando questa interpellanza dicendo che anche loro devono capire bene come comportarsi perché tanti comuni in Italia hanno degli enti comunali come l'Istituto Musicale o come altri e devono capire che tipi di rapporti devono tenere con questi lavoratori. Grazie. Grazie, adesso passiamo all'interpellanza urgente numero 2-1388 dei deputati Colonnese ed altri concernente intendimenti del Governo in merito all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della legge regionale della Campania numero 15-2016, relativa alla procedura di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie. La deputata Vega Colonnese ha 15 minuti per illustrare la sua interpellanza. Prego. Grazie Presidente. Siamo dinanzi all'ennesimo enorme atto di scorrettezza istituzionale, un evidente spregio dell'istituzione e una scorrettezza che il Presidente della Regione Campania e la sua maggioranza rivolgono ai cittadini. Sappiamo da sempre che questo sistema è inquinato dalla lottizzazione politica, se non addirittura da un vero e proprio scambio politico-mafioso, ma con questo atto De Luca ha davvero passato la misura. Mettere le mani sulla sanità vuol dire mettere le mani sulla vita delle persone, vuol dire decidere la discrezionalità di cura che tiene conto solo del portafoglio. Si sta tentando di togliere definitivamente alla Campania la speranza di poter avere un sistema sanitario che funzioni e un'assistenza sanitaria degna di questo nome. Si sta tentando di mettere sotto i piedi il diritto dei cittadini campani di avere un'assistenza sanitaria. Perché lo sfacelo della sanità campana non è il frutto di una casualità, è principalmente il frutto di una cattiva, pessima gestione dovuta a manager incompetenti e legati a doppio filo alle clientele della politica, a reparti fotocopia per piazzare i primari amici dei politici, 523 in più ne ha contati la Corte dei Conti con un danno erariale di 16 milioni di euro. All'assegnazione degli appalti che puzzano di camorra, come sta vivendo fuori anche per l'ospedale Cardarelli, dove le recenti rivelazioni del boss Antonio Iovine sugli appalti aggiudicati ai casalesi dovrebbero quantomeno spingere il governo a mettere a disposizione della magistratura un supporto tecnico e di raccordo con le prefetture. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto una commissione di inchiesta speciale che vigili sugli appalti della sanità, ma finora la proposta è stata fatta cadere nel vuoto. Non dimentichiamoci che De Luca è governatore della Regione Campania, grazie alla sentenza del giudice Anna Scognamiglio che lo ha salvato dalla legge Severino, che ha emesso la sentenza che lo mantiene in carica in cambio di una promessa di nomina a dirigente sanitario del marito, l'avvocato Guglielmo Manna, intercettato al telefono mentre sembra ambire alla sua nomina nella sanità da barattare con la sentenza della moglie. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta con 7 indagati di concussione per induzione, tra cui De Luca, Manna e il giudice Scognamiglio. Fatti di lavoro che si mischiano a fatti privati, di una vicenda ormai di dominio pubblico e ci fa comprendere appieno le dinamiche delle nomine campane. Ma c'è forse qualcosa di più semplice dello spoil system alla base di cui pioggia l'inchiesta della Procura di Napoli, su cui è indagato Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per i temi attinenti alla sanità con delega ai rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità, che ha accusato di avere esercitato pressioni indebite per costringere un manager sanitario a liberare una poltrona da assegnare a una persona gradita alla nuova maggioranza del Governo regionale campano. Qui si trova l'urgenza di parlare delle nomine della sanità. Cardarelli, Ospedale del Mare, Napoli 1. De Luca intercettato risponde al suo consigliere. Facciamo solo Salerno, voglio solo Salerno domani, per ragioni simboliche oltre che funzionali, perché se no ci sputano in faccia. E infatti De Luca il giorno dopo nominò il commissario dell'ASL di Salerno. Ecco, queste sono le dinamiche e questi personaggi sono gli attori. La Giunta regionale è stata immobile per un anno, non ha restituito alla sanità campana la normalità, anzi a dicembre, a 6 mesi dal suo insediamento, proroga ancora i commissari e si approva una legge.
col voto contrario del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, che allarga un po' le maglie della legge vigente per la nomina dei direttori generali. Due commissioni, una che aggiorna l'elenco degli idonei e l'altra che valuta i curricula e i meriti e individua una rosa di 5 e non più 3 candidati, tra cui il Presidente nomina. Sottolineo il Presidente nomina. Così dopo altri 5 mesi di immobilismo e in vista delle elezioni De Luca si accorge che non ha fatto niente. I commissari sono in scadenza, la sua legge non lo lascia pienamente libero di nominare gli amici degli amici. In tempo di elezioni le promesse di nomine fioccano. Tra pochi mesi entrerà in vigore la legge Madia, che dovrebbe mettere dei paletti alle nomine dei direttori generali e quindi pensa bene di farsi proclamare poltrone in assoluto nelle nomine di insanità. Questo governo ha nei verdiniani i suoi principali alleati, in Parlamento come abbiamo visto in Regione Campania e a Napoli. E ha ereditato dal sistema cosentino sia i voti della Camorra, come dicono tante indagini in corso, sia quei circuiti clientelari affaristici che gli consentono di prendere voti alle elezioni e che poi presentano il conto. Oggi il conto è sul tavolo di De Luca, ma non vediamo perché debbano pagarli sempre i cittadini, perché non bisogna mai lasciarsi sfiorare dal pensiero che questi fatti siano narrati e siano distanti dalle cose che accadono qui dentro. Perché la conseguenza più evidente dei continui tagli, si vede nei continui tagli inflitti alla sanità in nome di un piano di rientro per gli sprechi della classe politica e danni degli ignari cittadini. Nell'ultimo anno 11 milioni di italiani hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche. Nessuno si può sorprendere che nel 2015, ci sono stati 54.000 decessi in più rispetto al 2014. Con la proposta di legge regionale, così come è stata definita da De Luca in Consiglio regionale, si vede che è in netto contrasto alla normativa nazionale e viola così l'articolo 117 della Costituzione. È evidente che tale legge ha sottosaciuto lo scopo di avviare uno spoil system inverso riguardo a meccanismi di nomina, consentendo di fatto al Presidente della Regione di procedere a nuove discrezionali nomine, non vincolate a procedure selettive e pubbliche e che quindi non permettono a tutti i soggetti idonei di concorrervi in maniera egualitaria, con l'aggravante di procedervi 2 mesi prima che entri in vigore il nuovo decreto legislativo e nuovi meccanismi di nomina. Per quanto riguarda i rilievi di costituzionalità, l'articolo 127 è chiarissimo e quindi noi ci aspettiamo questo in merito alla risposta che ci darà il governo. Però c'è anche un dato politico che è molto molto importante da analizzare. La Campania sta vivendo un momento veramente drammatico sui diritti garantiti, il diritto alla salute, il diritto al voto. Quindi noi ci aspettiamo una risposta chiara, netta dal governo, anche perché è la minima risposta che può essere data, soprattutto dopo i fatti che sono accaduti adesso in Campania, che non riguardano solo la salute dei cittadini, ma anche il libero diritto al voto che è stato inquinato. Grazie. Ringrazio. Adesso il sottosegretario De Filippo ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie. Rispondo, come è noto alla Presidenza, anche sulla base di un'istruttoria che ha fatto soprattutto la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conoscendo la questione faccio anche qualche brevissima integrazione alla risposta. Con l'interpellanza urgente, datata 7 giugno 2016, viene chiesto di conoscere gli intendimenti del Governo in merito alla legge della Regione Campania recante disposizioni urgenti in materia di